Aiutami al presto! Scappa! Fatevi venire un'idea e in fretta. Bene, sì, siamo arrivati al decennale della serie televisiva Invasion Alieni nello spazio, che è stata la serie, il sequel del film Invasion Alieni in Liguria, che è uscito nel 2004, è un grande successo al cinema, poi fu preso da Sky e quando fece anche un grande successo di ascolti su Sky, circa 500.000 di persone, il canale Jimmy ci propose di fare questa serie televisiva invece di fare un secondo film. Abbiamo costruito un'astronave di 200 metri quadrati ad Avegna sull'altura di Recco, ci siamo chiusi lì dentro e abbiamo girato per 2 mesi questa serie televisiva che aveva come protagonisti il Buio Pesto, altri attori, tutti liguri, ovviamente rigorosamente liguri, e con alcune guest star. C'era Dario Vergassola, che faceva presidente della regione, che si era imbarcato nell'astronave per andare sul pianeta degli alieni in ambasciata. Poi c'era il grandissimo Franco Malerba, l'unico vero astronauta della situazione, Elio Le Storie Tese e il Piotta, più una serie di svariati personaggi liguri. È stata una cosa molto divertente, anche perché l'abbiamo fatto in spirito goliardico. È stata una faticata immane, perché siamo stati chiusi tipo Grande Fratello dentro un'astronave 2 mesi, tutte le stesse persone. Alla fine ci si dava veramente i colpi di spada laser, ma veri. E contestualmente noi Buio Pesto abbiamo realizzato un album intero nei giorni di off della ripresa. È stata una tragedia. Eravamo ancora giovani, le forze c'erano e si poteva fare. Poi il telefilm è partito proprio in questi giorni, perché il debutto sulla rete fu il 1° di aprile del 2007, e fu un colpo di scena perché fece il record di ascolti della fantascienza su Sky, perché era stata presentata come fantascienza comica. Alla fine il totale degli spettatori stimati nelle repliche, che sono andate avanti fino alla fine del 2010 ininterrottamente una puntata alla settimana, erano 12 puntate, sono andate avanti a rotazione ciclicamente, siamo arrivati in fondo con 5 milioni di spettatori che hanno visto la nostra serie, che è un risultato veramente pazzesco. Poi purtroppo è successo che il canale ha chiuso. È una fantascienza come siamo a dire fantascienza rosa, cioè un pretesto fantascientifico per fare della commedia, come Men in Black, come Ritorno al Futuro. Oggi la fantascienza si fa sempre con questo tipo di parametri e noi siamo stati un po' precursori in questo, ma la cosa più importante di questa serie televisiva che abbiamo parlato di Genova della Liguria in tutte le puntate era la storia di questa astronave che riportava gli alieni che avevano perso la guerra a Genova, venivano riportati sul loro pianeta. E dunque cosa fare? Continuare a parlare di Liguria anche quando sei nello spazio. Abbiamo costruito il set in questo modo, abbiamo costruito la plancia di comando e ci abbiamo girato dentro tutte le scene di tutte le puntate nella plancia di comando. Poi abbiamo disallestito, abbiamo allestito la sala medica, abbiamo girato tutte le puntate della sala medica di tutte le puntate. Ragazzi, un'idea. Chiamiamo Morini. Lui avrà sicuramente visto il film Terminator e ci saprà dire qual è il suo punto debole. Grande segreto che vi voglio raccontare, che è la cosa più bella di tutte, è che girando in continuazione spesso si guardavano le immagini, a parte i Chuck, che dopo un po' i Chuck diventano robe per fare rumore, per fare scherzi, quelli che dormono, ad un certo punto come distinguere una puntata dall'altra. E il stratagemma che fu trovato fu questo. Ogni puntata io cambiavo il colore del fermacapelli. C'erano 12 fermacapelli, ognuno di un colore diverso, per cui quando non scriveva più niente dicevo: guardiamo Morini, che colore di fermacapelli ha? È verde, allora la puntata è la numero 4. E così siamo riusciti a non fare tanti errori di continuity, a portare a casa la nostra prima serie televisiva e soprattutto la prima serie televisiva di fantascienza ligure.